oggi non celebriamo solo un ritrovamento così gallo-romano o belga-italiano. Noi celebriamo l'importanza che hanno le memorie dei beni artistici culturali nel futuro dell'umanità. Storia della cultura, della collaborazione tra vari paesi, che rinsalda i rapporti di stima e di amicizia tra l'Italia e il Belgio. Ed è anche una bella storia da raccontare, parte da una testimonianza di cittadinanza attiva, una studiosa che mi piace ricordare, Germana Vatta, che notò che questo busto acefalo probabilmente poteva essere ricomposto. Controllando i ritratti di Augusto ho visto che la testa che insomma, poi si è rivelata trafugata era molto simile a quella di Bruxelles e da qui è nata tutta quanta la ricerca. Italia e un'Europa che collaborano, che investono in cultura, che rinsaldano rapporti di stima e di amicizia, che restituiscono a una città del Viterbese Nepi un loro posseduto archeologico di grande importanza. Il lavoro del nostro nucleo di tutela, il lavoro della Guardia di Finanza e il lavoro delle corrispettive autorità belghe nel ritrovamento di opere e nella salvaguardia. Pensiamo solo al discorso sui caschi blu della cultura, per noi è un discorso strategico, perché noi sappiamo che si inizia distruggendo i beni culturali e si termina con il genocidio. Noi oggi presidiamo in ambito UNESCO il gruppo Unite for Heritage, che significa il riconoscimento di una nostra posizione di leader in tutta la promozione, la tutela, la difesa del patrimonio archeologico che oggi viene attaccato anche dal terrorismo.